Andiamo ora a Pianella per gli ultimi aggiornamenti dall'area Vestina. Vedo in collegamento Stefano Recanati in compagnia del sindaco Sandro Marinelli. Buonasera. Marinelli, buonasera. Buonasera ai telespettatori del TG6. Sì, siamo a Pianella e ringraziamo subito il sindaco Sandro Marinelli per aver accettato l'invito. Qui a Pianella si parla di elisoccorso perché, stando alle notizie della regione Abruzzo, per fine anno è previsto proprio la nascita di un eliporto qui nel centro territoriale di Pianella, tra i comuni, tra le frazioni di Castellana e Cerratina. E allora, sindaco, questa è una buona notizia perché dà un servizio anche a tutta l'area Vestina e della Val Pescara. Sì, buonasera a tutti, senz'altro una buona notizia e approfitto per ringraziare la Regione Abruzzo per aver accettato la nostra progettualità. In realtà Pianella era già individuata in uno studio del 2015 della Regione come un territorio baricentrico per i flussi dei soccorsi all'interno della provincia di Pescara e come tale destinataria appunto del servizio H24. La nostra progettualità mira a completare questa infrastruttura del soccorso con un'innovativa infrastruttura, appunto un eliporto abilitato al volo notturno. In questo modo si consentirà di avere un accorciamento dei tempi di soccorso, soprattutto per quanto riguarda le malattie tempo dipendenti, ma purtroppo anche per eventuali incidenti o altri infortuni che dovessero verificarsi. Sindaco, una notizia importante, soprattutto in vista anche di quello che poi sarà la ripartenza, perché come sappiamo purtroppo poi le malattie non finiranno, l'emergenza sanitaria non finirà, allora ci sarà doppiamente bisogno di questo. Ma certo, credo che in questa fase sia oltremodo importante muoversi con programmazione. Questa emergenza ha messo a nudo tanti nervi scoperti nei nostri territori e quindi è assolutamente il momento per iniziare a programmare, a guardare avanti e a non farci trovare impreparati per il futuro. Ecco, prima di passare alle domande da studio, se ci sono, le volevo chiedere il Comune di Pianella, in questa programmazione, in questo progetto dell'eliporto, come contribuirà? Solo con lo spazio dedicato sul territorio o anche con dei fondi? Ah, per il momento noi abbiamo individuato l'area di proprietà comunale che è a ridosso del nostro polo sportivo, c'è un palazzetto polifunzionale, c'è lo stadio e abbiamo appunto individuato l'area e l'abbiamo già preparata con risorse nostre per la futura implementazione. Speriamo che i fondi siano sufficienti, ovviamente non ci tireremo indietro qualora dovesse essere necessario un intervento comunale per portare a termine nel più breve tempo possibile questa infrastruttura che sarà davvero utilissima per tutto il nostro territorio, ma non solo per il Comune di Pianella. Giuseppe, a te se hai domande da studio. Sì, sindaco, a proposito di fondi, il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha stanziato 1 milione destinato a 32 comuni abruzzesi, tra cui Pianella, dove, mi corregga se sbaglio, dovrebbero arrivare circa 120.000 euro per due nuovi progetti che state attuando, tra cui quella di un nuovo distretto sanitario. Ce ne vuole parlare? Sì, noi abbiamo partecipato come tanti altri comuni al bando del Ministero per le Infrastrutture dedicato alle progettazioni. L'obiettivo che il Ministero si pone è dare la possibilità ai comuni di avere fondi per portare delle progettazioni a un livello avanzato in modo tale da non disperdere risorse, cioè una volta che i finanziamenti vengono assegnati dobbiamo essere in grado di portarli subito a compimento, non perdere tempo in questo senso. Per quanto riguarda il progetto del distretto, questo si innesta nella nostra programmazione della sicurezza in generale e quindi grazie a un accordo che abbiamo sottoscritto con la ASL di Pescara realizzeremo un nuovo distretto nella ex sede del giudice di pace con un investimento di 350.000 euro e i lavori partiranno a giugno e contiamo anche qui di essere operativi entro il 2020. È un importante progetto. Soprattutto perché va ad intercettare quella tendenza oggi quanto mai attuale di portare la sanità nei territori, cioè un avamposto di prossimità, in questo caso anche con una struttura dedicata proprio a un centro diurno per anziani e stiamo ragionando proprio nelle settimane scorse, abbiamo avuto un incontro con l'assessore Verì per verificare se questa struttura
vista nata prima dell'emergenza Covid, oggi in qualche modo potrebbe essere utile ragionarci in termini prospettici anche alla luce di quello che è avvenuto. Ecco Sindaco, prima di salutarci, l'ultima cosa, la situazione sul suo comune sembra essersi assestata, purtroppo però il suo comune, come anche gli altri, ha contato delle vittime, c'è stata anche una situazione un po' sgradevole, parliamo degli oggetti smarriti da parte di una famiglia che ha avuto un familiare deceduto. Come è andata a finire questa vicenda, se si è ben risolta? Sì, ci siamo occupati di questa vicenda e devo dire è stata un po' incresciosa, soprattutto perché in una situazione nella quale i familiari non hanno potuto nemmeno dare l'ultimo saluto al proprio congiunto scomparso, l'unica cosa che rimaneva erano proprio gli affetti, gli oggetti personali che costituivano ovviamente un bene primario a quel punto per un legame affettivo. Purtroppo c'è stato qualche disguido anche comprensibile in una situazione di grande emergenza. Devo dire che però il personale della ASL si è messo a completa disposizione, mi è stato assicurato che sono in corso tutte le ricerche, si pensa ad uno scambio con qualche altro paziente ricoverato e speriamo che a breve i familiari possano rientrare in possesso degli oggetti del congiunto.